Un programma in collaborazione con... Da Vito, re della pizza a Orentano, dove, oltre alla mitica pizza, potrai gustare antipasti di terra e di mare, grigliate di carne e bistecche alla brace. Siamo in via della Chiesa a Orentano, telefono 0583 23 005. Venite a trovarci, siamo chiusi il lunedì. Ferramenta Ruglioni, cartoleria, ferramenta, materiale elettrico, casalinghi, bombole gas. Siamo in via Martiri della Libertà a Orentano. Telefono 0583 23 88 37. FG Serramenti, alluminio, legno PVC. Di Fusella Gabrieli, via Firenze 99 ad Alto Pascio, Lucca. Telefono 0583 26 42 86. Gioielleria Reggiani, in via Cavour ad Alto Pascio. Telefono 0583 25 55 4. Alimentari frutta e verdura da Carla. Tutte le mattine frutta e verdura fresca, servizio a domicilio. Siamo aperti tutti i giorni, escluso il sabato pomeriggio e domenica. Frutta e verdura, Alimentari Carla e Fabrizio vi aspettano in piazza Matteotti numero 14 a Orentano. Telefono 392 13 22 390. Falegname, da così a così. Nell'era del computer, un artigiano con la A maiuscola. Lavori in legno di ogni genere, finestre, persiane, portoni ad arredamento, restauro mobili e zanzariere. Achilli Teodoriano, in via Dori, numero 154, Villa Campanile, Orentano. Telefono 333 74 35 79 7. Il Falegname. Achilli Teodoriano. Da oltre 40 anni il Bar Gelsa Galleno Fucecchio Firenze è bar, edicola, ricevitoria, tabacchi. Il market è aperto tutti i giorni fino alla mezzanotte. La grande novità è Gelsa Risto Family, un locale pensato per le famiglie dove i genitori possono mangiare tranquillamente mentre i bambini giocano in uno spazio tutto loro. Nel nostro locale potete gustare antipasti, primi e secondi di carne o pesce, pizze e il nostro super maxi burger. A solo 9,90 euro vi proponiamo frittura di mare, grigliata di carne o pesce e tagliata di manzo. Gelsa Risto Family è il luogo ideale per pranzi di lavoro, cene aziendali in famiglia o tra amici, ma anche per compleanni o cerimonie. Vi aspettiamo al Bar Gelsa. Sofia, sento tu mirada, sigo sin tu mirada, Sofia.
Bene, amici telespettatori di Televisione, ci siamo, siamo ad Orentano, stasera c'è la sagra dei Vignè, vale a dire anche la gara dei Vignè. Accanto a me c'ho Marco Nardi e Andrea Signorini di Radio Bruno. Allora, stasera sarete voi gli interpreti principali perché presentate la serata. Allora, come sarà stasera? Ma io credo che sarà sicuramente una bella serata, già come è successo l'anno scorso. Siamo alla quinta edizione, quindi una cosa che sta prendendo corpo, significa che la gente risponde e chiaramente quando la gente risponde si continua ad andare avanti cercando di migliorarci. Ecco, signorini, secondo te allora è la prima volta che presenti Vignè? Sì. Come ti sembra? Vediamo, magari stasera vince quello più goloso, quello più determinato, quello che ha voglia di vincere. Siamo in piena fase di Olimpiadi e vedremo... Forse il termine più esatto e vedremo quello che ha più fame. Radio Bruno c'è sempre, quest'anno sarà una grande annata per voi. Sì, certamente, siamo la radio partner ufficiale per quanto riguarda questa manifestazione, ben volentieri l'affianchiamo tutti gli anni, perché insomma è una cosa che merita, anche perché qui a Orentano si trova della gente veramente molto brava e molto trasparente. Sì, sinceramente sì. Signorini, se tu sei l'uomo inviato di Radio Bruno, ti si vede sempre in questi campi, allora sei pronto per tutta la stagione? Noi dobbiamo farci sempre trovare pronti, anche perché per noi prima di tutto è informazione e per noi è soprattutto divertimento. Allora Nardi, andiamo a iniziare? Certo, un unico rammarico, non possiamo partecipare neanche noi perché l'avremmo fatto volentieri a mangiare i bimbi. Casomai ci si prepara per il prossimo anno. Certo, vediamo, prendiamo appunto. Allora non spengete il televisore perché si inizia subito. Ci mancherebbe. Bene, siamo con uno dei protagonisti, degli organizzatori qui a Orentano, grande paese, devo dire, piccolo paese, ci si mangia bene senza fare riferimenti, si mangia bene dappertutto. Allora, stasera siamo qui per la festa del Vignè. Sì, la festa del Vignè, la quinta gara dei mangiatori di Vignè. Vediamo, sono aperte le iscrizioni, aspettiamo, tra un'oretta cominceranno le gare. E vediamo chi è che sarà il più favorito per gustare questi favolosi bignè. Io però aspetto per domani sera che ci sia un po' il grosso della partecipazione del pubblico, che ci sarà la grande sfilata del Mega Dolce, ci saranno molti ospiti d'onore, ci sarà anche la Miss Toscana, per cui, che farà da madrina, per cui io mi auguro che sia una serata divertente per tutti e allieterà col palato quando sarà offerto gratuitamente il mega dolce, ma non solo la bellezza che è stato realizzato. Ecco, ma ci può dire qualcosa su questo dolce? Il dolce, diciamo, si può svelare, è il Duomo di Spoleto. Ci sarà anche fra l'altro un ospite da Spoleto, ci sarà una sorpresa per il pubblico che ora non la dico, però devo dire che questo dolce di quest'anno l'abbiamo dedicato a un nostro amico che ormai non c'è più, ci ha lasciati, e l'abbiamo dedicato a lui. Sì, mi sembra doveroso. A Ivo Stefanelli. Ora tra poco arriverà il sindaco. Tra poco arriverà il sindaco. E in grande forma. In grande forma come sempre, perché lui è sempre in prima fila, per cui dirà le sue parole e cercherà di fare da supervisore per la gara di stasera. Bene, allora quasi in diretta abbiamo il sindaco Toti. Allora, stasera è una grande serata qui a Orentano, come del resto tutti gli anni. Beh sì, diciamo che più che una grande serata è una serata dei grandi mangiatori di solito, perché insomma sono tanti che aspettano proprio questo momento per dare il meglio di se stessi, insomma, quindi per mangiare, per cui fra un po' sicuramente vedremo delle buone mandibole all'opera. Tra l'altro ho sentito gente, io non ho neanche mangiato per gareggiare, è così, davvero? Ci sono alcuni che da una settimana fanno digiuno apposta per questo. Insomma, dai. Allora non ci rimane altro che vedere? Sì, sicuramente, vedere i mangiatori proprio, e poi vedremo e giudicheremo. A dopo, grazie. A dopo. Bene, allora prima di iniziare sono riuscito a scovare uno dei mangiatori dei Vignè.
Michele, allora, sei in forma stasera? Ma sono abbastanza in forma, e, diciamo, questo è il terzo anno che partecipo, è una bella cosa, e spero di, insomma, di divertirmi anche stasera. Ecco, ma per arrivare a essere un mangiatore di pignè, cosa bisogna fare? Ma innanzitutto garbarti il dolce, diciamo la crema, tutto, perché li fanno abbastanza bene, e il resto, diciamo, viene da sé, divertimento, no, più che altro. Quante ne riuscirà a mangiare stasera? Ma se come l'altro anno saranno almeno una decina di mangiarne. Avete capito alla faccia del dolce? Allora vediamo un po' dopo se tu salirai sul palco dei primi classificati. Ma speriamo di sì, l'anno scorso sono arrivato quarto, perché c'era qualcuno magari che ho perso un po' di tempo, non lo so. Ora vediamo quest'anno che succede, vai. In bocca al lupo. Grazie, Crepi. Allora, siamo arrivati al momento che tutti attendevamo questa sera per quanto riguarda la 48esima saga del Vignè, ovvero la gara fra mangiatori di Vignè. Di solito si prepara un palinsesto e si cerca di trovare momenti più o meno adatti per fare certe cose, e poi il palinsesto va a farsi benedire, perché ci sono, quando si lavora in diretta, in live, come si dice in gergo, tante cose vengono praticamente accantonate e fatte altre. Allora, io sono Marco Nardi, faccio parte della redazione giornalistica sportiva di Radio Bruno Toscana, con me c'è Andrea Signorini, che sicuramente anche lui fa parte della redazione giornalistica sportiva di Radio Bruno Toscana. In voce lo conoscerete sicuramente, perché trasmette da un po' tutti gli stadi d'Italia, cominciare da quelli professionistici. Quindi Andrea, abbiamo detto che abbiamo stravolto il palinsesto, prego. Sì, diciamo che innanzitutto ringraziamo il comitato che, come al solito, ha ottimi rapporti con la nostra emittente. La nostra emittente si è rivolta a noi. Ma noi siamo abituati che quando ci presentiamo davanti a questi palcoscenici non siamo noi i protagonisti, e allora è giusto che qui con noi arrivi il saluto, perché sono loro i veri e propri padroni di casa, ovvero il presidente del comitato Carnevale, Oliviero Ponziani. Prego. Per la pubblica assistenza di Orentano, Andrea Galligani. In rappresentanza della Filarmonica Lotti, Dario Tomei. E l'esponente del gruppo sportivo Orentano, Gioiello Buonaguidi. Chiamerei qui con noi il sindaco di Orentano, Gabriele Toti. Anche il signor sindaco se ne sta in disparte, rimpiattato, come diciamo noi, non voleva farsi vedere, ma noi l'abbiamo visto, sindaco. Buonasera, benvenuto naturalmente. Allora, al sindaco gli facciamo fare il supervisore, il poker autorevole che l'abbiamo qui accanto a noi, lo mettiamo di là dal tavolo e vediamo chi è capace nel minor tempo possibile di mangiare un bignè. Prego, signori. Cosa vuol dire mangiare un bignè? Ogni commento è superfluo. Mettetevi d'accordo con i vostri giudici, che si sono già piazzati. Un bignè. Allora, signor sindaco, lei dia il via. Sono indisciplinati già. Fermi. Ce n'è uno che sarebbe da squalifica, con l'obbligo di mangiarli tutti e cinque nel minor tempo. State spiegando il regolamento. State spiegando. Metto la tovaglia. A modino il bavagliolino, come bimbi. Il bavaglio proprio detto.
detto così. Gioiello sarebbe da squalifica, ma visto che è il più giovane del branco si lascia andare. Questo giusto per quello, perché sei il più giovane. Alla fe... allora, vai, invento le regole. Allora, tre, fermi, farò 3-2-1 e dopodiché andate. Sì, andate via, certo. Pagate il conto e andate. Quindi, poi, mangiate un bignè, quello che vi pare a voi. Da quando avrò detto via io partiranno i cronometri e a quel punto vedremo chi sarà il vero mangiatore di voi quattro. Io già ho una mezza idea, potrei scommettere su qualcuno, però... No, io su qualcuno potrei scommettere, nemmeno andando tanto lontano da me, ma insomma... Allora dai... Fermo, dai, fermati. Allora, ripeto, farò 3-2-1 via, quando dico via andate. 3-2-1 via! Vedo che c'è qualcuno, ma con calma. Dario, pulisciti. Dario. No, devi dire a O, devi parlare. Oliviero se ne è uscita la cioccolata. Allora, ce ne sono due che sono proprio a veglia. Quindi... Io però farei una proposta. Siccome ce ne sono due che non è chiaro chi ha vinto, io proporrei uno spareggio fra i due. Fermo, fermo, aspetta, aspetta, rifacciamo le cose a modo. Aspetta, ferma un attimo, fermo, aspetta. Volete un caffè? Ora c'è lo spareggio fra i due, si dà il via secco e vediamo chi è che vince. Ricordo che chi... Aspetta, che uno poi deve urlare o insomma qualcosa. Aspettate un attimo, ci siete cronometristi? Via, bevi, dai, butta giù qualcosa, con calma. Prima di domattina. Cronometristi, ci siete? Via! Allora, Gioiello, il più giovane ha vinto, dai un applauso. Ora alzati in piedi se ce la fai. Ce la fai anche. Allora, intanto diciamo il tempo di Gioiello. 5:22. Addirittura. E il tempo invece... 5:79. Abbiamo la start list, cercheremo di presentarle come viene fatto per le passerelle. Le gare di atletica leggera dovranno mangiare tre bignè, una gara dimostrativa che riguarda le donne, arriva da Orentano, quindi gioca in casa a 19 anni Aurora Donno. Un'altra profeta in patria, anche lei di Orentano, 46 anni, Sabrina Doria. Di solito l'età delle donne non si dice comunque, però. Però. Una gara che la riguarderà da vicino anche in seguito, perché parteciperà anche il marito. Arriva da Staffoli, 38 anni, Jacqueline Scorgins. Preghiamo i cronometristi di salire sul palco. Tre donne che dovranno mangiare tre bignè. Allora, aspettiamo il vostro via. 3-2-1 via. Ha distrutto il sacchettino. Tre bignè, devono mangiare tre bignè.
si stanno studiando, non si osservano ma si stanno studiando. Jacqueline mi sembra in vantaggio alla prima boa, verrebbe da dire così, alla prima boa Jacqueline ha una mezza bignè di vantaggio. La fatica comincia a prendere il sopravvento dopo una bignè e mezzo. Sabrina ha finito la prima bignè, la seconda mi ha detto. Aurora si distrae troppo. Devi parlare. Stop. Sabrina Doria ha alzato le braccia al cielo. Non si conceda i microfoni perché prima deve bere. La lasciamo bere e poi vedremo se come tutti i vincitori potrà parlare oppure no. Dipende dallo sponsor. La prima parola è detta è stata dura, forse per colpa delle bignè. Come? Per colpa delle bignè è stata dura, no. È stata dura, ma sono stato sacrificato volentieri, buono. Hai dato una bignè di stacco alle altre. Aurora, l'hai presa con calma. Certo. Hai finito le tre bignè? No. Ho fatto lo sforzo, ma non l'ho finito. Ma ho imparato di lui. Però. Ne mangiati una più per lui. Certo. Allora, le altre gli hanno dato l'autorizzazione che possono mangiarle con calma. Aurora lo sapeva già di mangiarle con calma. Ne manca due sole, ma siamo sicuri che il sacchettino era uguale per tutti? O a lei gli crescono nel sacchettino? Ti invitano a 12. Sabrina Doria chiude la sua manche in 16 e 12. Le altre due le classifichiamo a pari merito oppure c'è un... No, prendiamo i tempi, vediamo come sei andata Aurora. 1,36. 1,25,69. Eravate tre sole. Allora io direi di fare un bel applauso a queste signore che si sono messe in gioco in un periodo in cui la donna è bistrattata anche troppo, è giusto riconoscere il valore del gentil sesso. Prima semifinale. Per quanto riguarda gli uomini, arriva da Villa Campanile, 65 anni, Agostino Abbatiello. Prego, prego. Prego. Scelga la postazione. Chi prima arriva ben alloggia. Arriva da Orentano Michele Corvino, 45 anni. Sempre da Orentano, 27 anni per Pier Domenico Tomei, 47 anni. E infine da Villa Campanile il giovane Gianluca Serao, 17 anni, che lui entrerà in competizione dopo che gli altri avranno mangiato la prima bignè, la seconda bignè. Allora, forza. Allora, siamo pronti? Tutti ai nastri di partenza.
mani sul sacchettino. 3. Allora, il primo che finisce alza il braccio e poi può bere quanto gli pare. Allora, 3, 2, 1, via! Agostino sta corrompendo il concorrente alla sua sinistra, gli sta dicendo vai piano. È uno spettacolo vederli mangiare. Prenti, anche il tipo vengono su, per con loro vengono già presi i tempi perché ricordi. Alza il braccio Michele Corvino e quindi è il primo a tagliare il traguardo. Vediamo chi si piazza al posto d'onore. Secondo posto per Pierdomenico Tomei. Lotta spalla a spalla per le Olimpiadi, la definirebbero la medaglia di bronzo. Vediamo chi la porta a casa. Abbiamo trovato il terzo classificato, che è Gianluca Serao al terzo posto e poi Abatiello che chiude all'ultimo posto. Allora vogliamo sentire il responso per quanto riguarda il tempo, il vincitore. 43-19. Ottimo tempo. 43-19. Il secondo classificato. 1 minuto 7 secondi e 13 decimi. Prego. Il terzo Andrea. 1:12. 1:12. E il quarto. 1:58. Allora, da questo posto all'altro posto c'è un minuto di differenza. Per il concetto di spazio-tempo. Bene, bene. Soddisfatto del tempo che ci hai impiegato? Bene, sono tutto contento, dai. È pronto per la finale? Certo, anche subito. Prima ci faccia scegliere gli altri finalisti. Bene, va bene. Quindi è determinatissimo. Tranquillo. E allora alle carte in regola per portarsi a casa il premio. E quindi ringraziamo i nostri 4 concorrenti, con loro vengono già presi i tempi perché ricordiamo che in finale andranno i 3 migliori tempi. Giulio Bertoncini che riuscì a mangiare 5 bignè in soli 41 secondi, quindi un tempo rispettabilissimo anche quello del vincitore della prima tornata. Questo Guido Bertoncini quest'anno non è tornato a mettere in palio il proprio titolo. Chissà, forse se ne sarà. È in ferie, però Michele Corvino con 47. Staremo a vedere se sarà in grado. Andiamo intanto a conoscere la seconda manche, gli altri 4 semifinalisti, partendo dal Mauro Calanni, 18 anni, di Villa Campanile. Gioca in trasferta a 31 anni, arriva da Empoli Damiano Ciampalini. Ma siamo sicuri che arriva da Empoli o questi se li è portati tutti al seguito? Allora, Alessandro Martinelli, 31 anni, anche lui arriva da fuori, da lontanissimo, da Altopascio.
E infine abbiamo qui con noi Manuele Cannavò, 38 anni, che praticamente è il marito di Jacqueline, e quindi lui ha già accolto i segreti da parte della moglie. Siamo pronti per la seconda manche di semifinale. 3, 2, 1, via! Vi siete straschierati. Attenzione, perché Damiano ha le idee chiare, ha anche la bocca piena, ma ha anche le idee chiare. 34 e 28. 34 secondi e 28 decimi. Quindi Damiano, hai già alzato le mani. Allora, questo è lo stuzzichino. Allora abbiamo il primo e il secondo classificato, poi vediamo chi va alla terza posizione. Guagliori c'è qui? Nonna Mutella, ma che c'ha? Sembra quella la trebbia, che trebbia, Maremma. Terzo posto per Daniele Tuttavia, per Alessandro. E quindi Manuele, il terzo classificato, 1:41 e 12. E il quarto classificato, 2:05. Quindi mi sembra che ci sia stato sufficientemente chiarezza. Allora, questa mancia. Abbiamo ora il resoconto dei tre che vanno alla finalissima. Allora abbiamo Jessica, che ha tenuto, per così dire, il bilancio dei tempi prestabiliti. Abbiamo chiaramente l'idea sui due finalisti che si sono ampiamente portati a casa la manche di semifinale, e vediamo chi sarà colui che contenderà ai vincitori delle due manche il terzo posto utile per giocarsi la finalissima. Sono in corso i rilevamenti per quanto riguarda, se volete intanto potete alzarvi. Ciampalini Damiano va in finale con Corvino Michele e Calanni Mauro. Questi sono i tre finalisti della quinta edizione per quanto riguarda il Bignè. Bene, Claudio Colombini, medico di stasera, anche nella vita. Sì. Stasera però si fa un gioco, il gioco del Bignè. Allora, come li ha trovati questi mangiatori? Sono molto preparati, direi. Molto alto, si sono allenati. Dopo c'è un rischio, sì, che si sentino male oppure no? Il rischio c'è sempre, perché insomma vedo che praticamente masticano molto poco. Il rischio c'è e siamo qui apposta. Speriamo non serva. Comunque, grande pubblico stasera, grande serata. Grande pubblico, grande serata, grande divertimento, grande divertimento. Perché insomma si è improvvisato un po', si è fatto anche degli sketch divertenti,
ed è piaciuto forse più quello che la gara in sé per sé. Ecco, io volevo approfittare di fare un ringraziamento a voi che siete pronti sempre sul campo, a voi dell'assistenza ad Orentano, la pubblica assistenza, vi volevo ringraziare veramente per quello che fate tutti i giorni e anche stasera. Sì, la pubblica assistenza è presente nella vita del paese, fa tutti i tipi di servizi, dal sanitario, protezione civile, antincendio, sociale e poi tante altre iniziative, tra cui l'Agosto Rentanese, la Sagra della Pizza, in collaborazione con le altre associazioni. E grazie al vostro sostegno si fa anche questi tipi di feste. Sì. Si parla? Si fa anche questo tipo di festa. Certo, questi tipi di feste rientrano nel programma dell'Agosto Rentanese e la pubblica assistenza è sempre presente per garantire servizio pubblico e servizio sanitario. Ora ci sarà la finale, chissà come sarà. La finale è impegnativa perché insomma ci sono due concorrenti che hanno, uno ha battuto il record delle quattro edizioni precedenti, delle tre edizioni precedenti, questa è la quarta, e uno si è avvicinato molto, quindi la gara insomma si va dal sesto al decimo vignè, quindi bisogna vedere che riserva hanno questi ragazzi. Speriamo che dopo non ci sia bisogno di niente. Speriamo proprio di no. E, insomma, ci scherza. Su uno è competitivo da anni, ha vinto due edizioni precedenti, quindi è abbastanza allenato. Allora ora la terza parte, va bene? Peraltro è un volontario della pubblica assistenza e si è allenato per due mesi alla Sagra, mangiando dalle 7:30 a 12:30 in maniera illittera. Complimenti, in bocca al lupo. Allora è il momento di scegliere il vincitore. Si è classificato al terzo posto, ha chiuso con 57 secondi e 88 centesimi, arriva da Villa Campanile, allora, Mauro Calanni. Possiamo, prego dottore, venga anche lei. Venga dottore, venga anche lei. Prego. Allora, se all'inizio, siccome è poi giusto raccontare in retroscena, se all'inizio c'è stato un fuori programma, la colpa è di questi tre. È bene che lo sappia tutti coloro che sono presenti. Non so da chi è partita l'idea, però le donne mi sembravano determinate. Non avevamo dubbi. Le donne. Niente, era una cosa simpatica che era venuta in mente al nostro medico e noi l'abbiamo avallato in pieno. Danno sempre la colpa a me, tutte le donne danno sempre la colpa agli uomini, queste non sono né mogli né amanti, però mi danno la colpa lo stesso. Vabbè, Jessica, chi è stata a iniziare? Tanto non ci si può sbagliare, Jessica, una delle due, però qualcuno è stata. Permettetemi un attimo, rientriamo sul serio e lasciamo da parte il faceto. Sono qui queste ragazze, io dico che sono gli invisibili, coloro che non si vedono mai, però sono delle colonne portanti per quanto riguarda le varie manifestazioni. E le due Jessica stasera ne sono l'esempio per quanto riguarda la saga del Vignè. Grazie. Le invisibili. Grazie. No, credo che sia un merito. Grazie. È uscito dalla camera antidoping. Il dottore ha detto l'ho visitato. Si è classificato al terzo posto, arriva da Villa Campanile, proverà a migliorare i 57 secondi e 88 centesimi, Mauro Calanni. Una manche strepitosa, ha chiuso in 43 secondi e 19 centesimi, arriva da Orentano Michele Corvino. Ha sbalordito tutti prima di presentarsi davanti alla start list di partenza. Ha fatto fuori una pizza e una schiacciatina ripiena.
poi non contento ha stabilito il primato in 34 secondi e 28 centesimi. Arriva, non si sa se da Orentano, da Santa Croce, da Empoli, Damiano Ciampalini. Prego Marco. Una notazione, sono scaramantici questi concorrenti perché due si sono messi allo stesso posto di prima. Lui invece no, si è arrivato e si è messo a posto. Loro due sono scaramantici. Lui ha cambiato postazione però. Allora, tutti che hanno mantenuto la stessa posizione. E poi la scaramanzia esiste nel calcio e basta, mi dicono la domenica. Lasciamo perdere. Allora, i nostri giudici hanno in mano il tempo col quale dovrete far la vostra gara. Partiamo 3, 2, 1, via! È una cosa impressionante, Damiano. Un attimo di appannamento Damiano, era partito nei primi 80 metri, era stato strepitoso se fosse una finale di 100 metri. Vai su Damiano, vai, vai! Però è più combattuta, si volta a destra, guarda a sinistra e prova a ripartire. Damiano, mangia! Ma anche Michele, Damiano alza il braccio, sono quasi arrivati sul filo di lana, non credo ci sia bisogno del photo finish. Allora partiamo con il tempo di Michele. 42.08. 42.08. Prego Marco. 42.75. 42.75. Damiano ha alzato per primo le braccia. Prego. 41.12. 41.12 vince il quinto, la quinta edizione del... Pochi centesimi davvero di differenza fra i tre. La quinta edizione del Bignè, Damiano Ciampalini, al quale va un grande applauso. Facciamolo rifiatare e poi sentiamo le sue prime impressioni. Sì, facciamo parlare per ultimo, è stata una bella gara. Veramente bella, sono abbastanza mente pieno. No, buonissimo. Tranquillo. Tornerai a mangiare le pignè, però in santa pace, senza magari che qualcuno che ti dice mangiali in 30 secondi. C'è il dolce domani. Quindi te lo gusterai con calma. Quello non si fritta. Grazie. Marco. Secondo classificato per pochissimi centesimi, circa 60 centesimi di secondo, quindi davvero un soffio. Sì, è un soffio, però mi accontento del terzo posto. Anche se sarei contento di aver fatto il secondo, però è andata come è andata. Complimento con i miei compagni. Bravissimo. E allora che cosa possiamo aggiungere oltre ai bignè e la pizza e la schiacciatina? Basta per stasera. Stasera basta. Questa vittoria del vicepresidente della Pubblica me l'ha chiesta lui. Ho vinto, basta ora, però mi voglio riposare perché non ce la faccio più. Lo stomaco mi scoppia. Allora, per chi non lo sapesse, io credo forse solo io e Marco Nardi, Damiano Ciampalini è il responsabile dei servizi della pubblica sicurezza e quindi per quello che fa, non tanto per quello che mangia, per il quale abbiamo scherzato, credo che lui abbia capito il nostro spirito, ma un grande applauso per quello che a lui si dedica. Eh sì, un grande personaggio anche al di fuori dei pignè. Allora, dove si mangia domani? Esiste una premiazione, domani. Presidente. La focaccia la porto io. Prego. Prego, mi chiedono di chiamare il signor sindaco se può tornare con noi e chiudere la serata, così il primo cittadino. Andre,
Gabriele Toti sarà colui che consegna il premio a Mauro Calanni, terzo è arrivato. Jessica, no, terzo, chi è? Sì. Piazza d'onore per Michele Corvino. Facciamo un bel applauso. Questo hanno detto che lo tengano loro, ma mi sembra che lui forse non è dello stesso avviso. È stato sono stati mantenuti, sia pure anche se la gara è stata molto bella, molto più tirata nella finale, però le posizioni con cui si sono presentati in semifinale sono state mantenute nella finalissima, e allora così come aveva avuto il miglior tempo in semifinale vince la quinta edizione Damiano Ciampalini. Bene, Damiano Ciampalini, per quante volte hai vinto? È il vincitore anche di stasera, per quante volte hai vinto questo premio? Questa è la seconda volta che vinco questo premio. È stata dura, però ce l'ho fatta anche questa volta. E comunque bravi tutti, anche gli altri hanno partecipato. E vediamo l'anno prossimo se ci sarà qualcuno che sarà ancora un po' di più battaglia. Quante ne mangiate di bignè? 10. 10 bignè tutte al cioccolato o alla crema? No, sono stati sia alla crema che al cioccolato e alla zumaione. Quando hai creduto che ce la potevi fare per vincere? Quando ho mangiato l'ultimo, che mi sono fermato, un po' guardato gli altri che ancora stavano mangiando, io stavo buttando già giù l'ultimo bignè, ho detto ok, posso andare anche più piano e sono arrivato in fondo. Vogliamo fare ringraziamenti anche a tutto il comitato di Orentano? Sì, certo, all'Ente Carnevale, alla Pubblica Assistenza e a tutti gli altri, e soprattutto a quello che dicevano prima, che io sono, diciamo, responsabile dei servizi, però quello che faccio per la Pubblica Assistenza lo faccio col cuore e con l'anima anche per tutto il paese d'Orentano. Noi ti ringraziamo veramente, lo sapevi che ora tra 5 minuti viene il dolcione? Sì, lo sapevo che ora tra 5 minuti arriverà il dolcione, vediamo anche quest'altra bella cappella. Allora fallo te il lancio, signore e signori? Signore e signori, arriverà da Orentano, arriverà il dolcione, è il Duomo di Spoleto, vi invito tutti a vedere che bella prova abbiamo fatto. Allora, da Vito, re della pizza a Orentano, dove oltre alla mitica pizza potrai gustare antipasti di terra e di mare, grigliate di carne e bistecche alla brace. Siamo in via della Chiesa Orentano, telefono 0583 23 005. Venite a trovarci, siamo chiusi il lunedì. Bene amici telespettatori, siamo a Orentano e si sta aspettando che passi il grande dolce. Qui accanto a me c'è un ospite d'onore, il sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli. Che grande onore stasera essere qui. Ma è veramente un grande onore, io sono
molto grato ai cittadini di Orentano per aver scelto il simbolo della nostra città, cioè il Duomo di Spoleto, e mi fa veramente molto piacere e che spero che sia il primo episodio di una serie che possano unire le nostre due popolazioni, che possano ancora poterci esprimere in termini di amicizia molto profonda. Ecco, perché quando si rammenta il sindaco di Spoleto ci viene in mente, forse me lo dica lei, a Spoleto cosa c'è? Don Matteo? Lo so, è una serie televisiva molto fortunata, diciamo che ha espresso anche 10 milioni di telespettatori. E la nostra città se ne è avvalsa e devo dire anche la fiction se ne è avvalsa, perché non hanno più intenzione di lasciare Spoleto per nessun'altra città. Per noi è un grande piacere, una grande fortuna se vogliamo, ma ci auguriamo che questa partnership duri anche a lungo. Ecco, ci sarà un Don Matteo 11? Sì, è già in programma e inizierà i primi mesi del prossimo anno. L'ultima cosa, quando ha preso questa notizia di questa bella cosa, come l'ha presa? Molto bene, perché ogni volta che c'è la possibilità di creare nuove sinergie con realtà come la vostra, per esempio, non può che far piacere. Spoleto in questo momento è sulla cresta dell'onda, sta un po' nell'immaginario collettivo, abbiamo un incoming turistico in incremento di quasi il 25% in un anno, quindi non posso che aver accolto a braccia aperte. E devo dire una cosa, avete un grande sindaco con il quale è facile costruire grandi rapporti anche personali. Veramente, veramente ha detto bene. Comunque anche voi non siete da meno. Grazie tanto. Grazie tanto, sindaco. Eugenio Giani, a Orentano, per la grande festa che c'è in questa settimana. Le Bignè, il dolcione, grande pregio anche per tutta la Toscana e anche per tutto il Consiglio Comunale, Regionale della Toscana. Ma l'Italia l'anno scorso si è trovata ad affrontare l'Expo, ovvero l'esposizione internazionale, che come tema ha avuto proprio l'enogastronomia, cioè la cucina, la tavola. L'Italia si è presentata al mondo nel 2015 proprio per l'enogastronomia. È evidente quindi che una parte di tutto questo, il dolce, la capacità di produrre dei bignè d'eccezione, di fare delle torte che diventano un vanto dell'artigianato di qualità che si esprime appunto attraverso la pasticceria, trova ad Orentano la sua capitale, e questo lo dimostra una festa come oggi, che è anche una festa della nostalgia, perché i pasticceri di Orentano hanno costruito il loro nome e la loro immagine, perché costretti ad emigrare da qui, da realtà allora troppo povere, ma che poi li hanno resi nel momento in cui sono arrivati in tutte le città della penisola, in particolar modo a Roma, famosi per la loro sapienza, per i loro dolci. Ecco che quindi questa festa è anche un po' la festa dell'orgoglio di Orentano, di Castelfranco di Sotto, ma direi di tutta la Toscana. Invece questo collegamento fra regioni Toscana-Umbria? Bello, perché è proprio il periodo in cui parliamo di macro regioni, ovvero di possibilità di strutturarsi con un numero minore di regioni e più ampie, e l'Umbria insieme alle Marche, ma direi l'Umbria è proprio la nostra regione in rapporto naturale. Sindaco Gabriele Tosi, sindaco di Castelfranco di Sotto, stasera è un bel legame Toscana-Umbria col sindaco di Spoleto. Sì, molto bello, e questa è la cifra in più di queste manifestazioni, permettono di unire, e anche questo è un dato importante. Queste manifestazioni permettono di rendere una comunità più unita, più coesa, più bella, e quindi il fatto di poter raggiungere anche una cittadina così importante qual è appunto la città di Spoleto, per noi non fa altro che gratificare. Questo vuole essere anche un pensiero, un omaggio a una città molto bella, alle bellezze storiche che ci sono appunto in quella città, un invito quindi anche sicuramente a vederla, però anche l'orgoglio di poter dire che questo nasce dal nostro paese di Orentano. Anche questo è un dato positivo. Poi questa festa, e a me colpiscono queste note che insomma richiamano anche qualcosa di particolare per gli orentanesi, vuole anche ricordare quello che è stato un pezzo di storia recente, cioè il fatto che tante persone andarono via dal proprio paese per cercare fortuna. Molte di queste l'hanno fatte. Dietro a quei bignè c'è il pensiero sicuramente ai palati più raffinati, ma anche a quegli orentanesi. Quindi
tutto questo si unisce nella splendida serata di stasera. Tra l'altro stasera il sindaco di Spoleto vedrà un dolce dedicato alla sua città. Sì, questo è il bello, il dato particolare, in maniera anche un po' simbolica da un lato, atipica, però è il bello di questa manifestazione, insomma, il lavoro che arriva. Grazie. Grazie a voi. Bene, allora Oliviero Ponziani, siamo quasi a chiusura di questa bella festa di Orentano, però soprattutto stasera con questo bel dolce avete superato tutte le aspettative. Ma diciamo che è un dolce, una struttura di questo monumento a paragone di altri che abbiamo già realizzato. Siamo contenti che è intervenuta molta gente, mi fa piacere che sono intervenuti tutti i nostri ospiti che avevamo invitato. Vedo che ora stanno degustando tutti questo dolce, fra l'altro mi dicevano i pasticceri, i miei più stretti collaboratori, che è venuto speciale veramente. Ci abbiamo messo l'anima stamattina, per cui niente, noi siamo contenti, più che contenti, il tempo ci ha assistito, speriamo in futuro di realizzare altri tipi di monumento che magari possano avere il successo di questo. Vogliamo, dato che siamo a chiusura, fare dei ringraziamenti speciali? Ma ringraziamenti speciali, al di là, come ho detto prima, dei nostri ospiti, io devo ringraziare quella persona che a suo tempo ha creato questo dolce, questo tipo di rappresentazione del monumento nel 1987, Ivo Stefanelli, nostro più stretto collaboratore, che è venuto a mancare. Sicuramente ci guarderà dall'alto dei cieli. Sicuramente ci guarda dall'alto dei cieli, e a lui abbiamo voluto dedicare questo proprio quest'anno in sua memoria. Ha creato quella cosa che, diciamo, ha portato avanti negli anni. Non è facile realizzare opere di questo tipo, nel frattempo ci siamo anche un po' diventati esperti per la realizzazione in generale, però grazie a lui che è venuta questa idea nel 1987 di realizzare questo grande profiterol il primo anno. Noi l'abbiamo ripetuto nell'occasione del 25esimo anno, il profiterol gigante, tanto per fare la festa a noi. Quest'anno siamo arrivati, mi sembra, alla 30esima edizione, 48esima edizione del Saga del Bignè. Sono molti anni e fra un paio di anni sarà festeggiato il 50esimo. Io ho avuto l'onore di festeggiare 50 anni di attività dell'Ente Carnevale. Ora siamo arrivati alla 62esima edizione, sono 12 anni che rappresento questa associazione. Vediamo nel futuro cosa succederà, perché noi siamo qui a fare volontariato, non siamo qui a guadagnarci niente. Non è facile. Per cui dico, vediamoci l'anno prossimo cercando di fare il possibile nel realizzare altri monumenti, magari di fama anche internazionale, come abbiamo ripetuto in questi 2 o 3 anni ultimamente, tipo la cattedrale di Cordoba, dove il nostro Santo Padre è stato nominato parroco. Abbiamo realizzato la cattedrale di Notre Dame de Paris, la cattedrale di Spagna, monumenti esteri ne abbiamo già fatti molti, ci siamo fatti una bella esperienza, per cui dico, dobbiamo sempre imparare nella vita, però siamo arrivati a certi livelli. Anticipare qualcosa no? Credo che sia troppo prematuro, non me la sento di anticipare niente. Io invece anticipo i ringraziamenti da parte di Teleregione, che siete stati anche quest'anno eccezionali. Soprattutto ringraziamo anche il sindaco di Spoleto, che è stato molto gentile ai nostri confronti. Sì, ecco, come ho detto prima, ringraziare il sindaco di Spoleto che ha accettato il nostro invito, come ringrazio il presidente del Consiglio regionale Gianni e ringrazio il presidente del Consiglio comunale di Spoleto, la Miss Toscana che abbiamo fatto partecipare a noi come madrina. E sindaco Toti. E per ultimo, certamente, perché abbiamo fatto gli onori di casa, il nostro sindaco Toti. Lo ringrazio infinitivamente perché veramente si è impegnato anche nella realizzazione delle conferenze stampa in regione, insomma si è dato da fare, veramente. Ha dimostrato veramente la stoffa di sindaco. Grazie sindaco Toti. Grazie davvero, e da Orentano è veramente tutto. Un programma in collaborazione con
da Vito, re della pizza a Orentano, dove, oltre alla mitica pizza, potrai gustare antipasti di terra e di mare, grigliate di carne e bistecche alla brace. Siamo in via della Chiesa a Orentano, telefono 0583 23 005. Venite a trovarci, siamo chiusi il lunedì. Ferramenta Ruglioni, cartoleria, ferramenta, materiale elettrico, casalinghi, bombole gas. Siamo in via Martiri della Libertà a Orentano. Telefono 0583 23 88 37. FG Serramenti, alluminio, legno PVC. Di Fusella Gabrieli, via Firenze 99 ad Alto Pascio, Lucca. Telefono 0583 26 42 86. Gioielleria Reggiani, in via Cavour ad Alto Pascio. Telefono 0583 25 55 4. Alimentari frutta e verdura da Carla. Tutte le mattine frutta e verdura fresca, servizio a domicilio. Siamo aperti tutti i giorni, escluso il sabato pomeriggio e domenica. Frutta e verdura, Alimentari Carla e Fabrizio vi aspettano in piazza Matteotti numero 14 a Orentano. Telefono 392 13 22 390. Falegname, da così a così. Nell'era del computer, un artigiano con la A maiuscola. Lavori in legno di ogni genere, finestre, persiane, portoni ad arredamento, restauro mobili e zanzariere. Achilli Teodoriano, in via Dori, numero 154, Villa Campanile, Orentano. Telefono 333 74 35 79 7. Il falegname. Achilli Teodoriano. Da oltre 40 anni il Bar Gelsa Galleno Fucecchio Firenze è bar, edicola, ricevitoria, tabacchi. Il market è aperto tutti i giorni fino alla mezzanotte. La grande novità è Gelsa Risto Family, un locale pensato per le famiglie dove i genitori possono mangiare tranquillamente mentre i bambini giocano in uno spazio tutto loro. Nel nostro locale potete gustare antipasti, primi e secondi di carne o pesce, pizze e il nostro super maxi burger. A solo 9,90 € vi proponiamo frittura di mare, grigliata di carne o pesce e tagliata di manzo. Gelsa Risto Family è il luogo ideale per pranzi di lavoro, cene aziendali in famiglia o tra amici, ma anche per compleanni o cerimonie. Vi aspettiamo al Bar Gelsa.